Vi assicuro che è abbastanza impressionante l'assetto della sala. Devo dire che ho ascoltato Enrico, questo è il risultato, ho preso una marea di appunti, ho cambiato totalmente quello che pensavo di dire e quindi perdonatemi se sarà un po' confuso. Allora, io il titolo già lo cambio subito perché l'idea che viene fuori da un titolo così è un po' ingannevole, cioè evoluzione, sviluppo del cervello ed emergere della coscienza. Sembrerebbe quasi che io sia d'accordo con chi sostiene che la coscienza, l'intelligenza, la psiche, la mente, tutto quello che appena abbiamo sentito siano il prodotto di quello che elabora il cervello, una proprietà emergente della materia. Io dico esattamente, proporrò un modello che è esattamente il contrario. Ma come cercherò di farlo? Ma essenzialmente farò alcuni passaggi, troppi, infatti cercherò di andare molto in fretta. Ho riesumato alcune diapositive che avevo fatto vedere all'Istituto per gli Studi Filosofici di Napoli alcuni anni fa, per cercare di capire come ha potuto la scienza del XX, del XIX, XX secolo accettare alcuni dogmi e di fatto non riesce a liberarsene, cosa che nella storia delle scienze, come diceva Enrico poco fa, non è così infrequente. Il dogma fondamentale oggi è, per esempio, a livello di teorie della biologia molecolare, della biologia dello sviluppo, della biologia evoluzionistica, eccetera, che esista un programma di base che è contenuto nel DNA e viene a essere costruito il nostro organismo, il nostro fenotipo sulla base di questo programma. È vero, è solo una piccolissima parte della verità. È sempre più chiaro che tutto quello che avviene deve essere spiegato in maniera totalmente diversa. Le informazioni, tra virgolette, vengono dall'universo. Vengono dall'esterno, trasformano non in maniera meccanicistica gli eventi o gli organismi o tutto ciò che noi chiamiamo materia, ma inducono tutto ciò che noi chiamiamo materia e energia a elaborare risposte diverse, continuamente diverse, in modo attivo, potremmo quasi dire intelligente. Allora, se è vero questo, dobbiamo veramente, come diceva giustamente Enrico, cambiare paradigma. Quindi io cercherò adesso molto rapidamente di proporvi un percorso che, primo, come ha fatto a emergere, ad affermarsi una serie di dogmi che ci fanno credere che in particolare la coscienza, l'anima, la psiche siano il prodotto finale di un lungo percorso che è avvenuto, se ci pensate, su un pianeta limitrofo di una galassia composta da 100 miliardi di stelle, periferica nell'ambito dell'universo, che quindi qualora, come diceva Enrico, si spegnesse l'intelligenza dell'Homo sapiens, beh, finirebbe la coscienza. È veramente quasi assurdo, comunque molto improbabile, pensare che tra 100 miliardi di galassie e tra le 100 miliardi di stelle di questa galassia limitrofa sia emerso Homo sapiens e quello che noi chiamiamo cervello e quindi coscienza. È molto più probabile, mi sembra, di poter dire che la coscienza invece sia una proprietà fondamentale dell'universo al pari dell'energia e della materia, forse addirittura precedente, come adesso vedremo in alcune citazioni, tra cui una famosa, anche se forse contestata, di Max Planck e di alcuni altri fisici quantistici, secondo cui appunto la coscienza viene prima. La coscienza è la proprietà fondamentale, è l'essenza stessa dell'universo. Materia ed energia sono proprietà emergenti. È un bel capovolgimento, forse è un bel raddrizzamento della nostra visione. Vediamo se insieme riusciamo a fare questo percorso, dicevo, il più rapidamente possibile. Io cerco di stare in piedi perché non mi piace star seduto mentre parlo. Prima constatazione, ci rendiamo conto del fatto che noi siamo comunque, per quanto poi Fabio ci farà capire che il discorso spazio-tempo, l'esistenza stessa del tempo va messa un po' in discussione, ma quando noi parliamo di evoluzione, di trasformazione progressiva di quello che è l'universo, noi dobbiamo considerare la profondità del tempo, diceva lo stesso Darwin. Tempo profondo, cosa significa? 15 miliardi di anni. I grandi numeri noi non riusciamo minimamente a capirli. Cosa significa 15 miliardi di anni? Dove emerge la coscienza? Nel modello
tradizionale avviene questo strano fenomeno per cui dopo 4 miliardi di anni in cui sulla Terra la gran parte degli organismi viventi sono stati procarioti, quindi microbi, microorganismi, poi a un certo punto si formano i primi organismi pluricellulari, poi arrivano organismi sempre più mastodontici, tra cui i dinosauri, da 215 milioni di anni fa a 65 milioni di anni fa, poi arriva un asteroide, disfa tutto quello che era stato il mondo dei dinosauri e pian pianino emergono gli attuali mammiferi, i primati, in particolare Homo sapiens, quando arriverebbe in questo modellino, in questo schema? Guardatelo lì in fondo. Cioè i nostri progenitori sarebbero arrivati, se tutto quello che noi chiamiamo evoluzione biologica sulla Terra, sarebbero arrivati grosso modo un minuto fa. Quello che noi chiamiamo storia sarebbe cominciata l'ingresso dei Sumeri in Mesopotamia alle ore 23:59 e 15 del 31 dicembre. Vi rendete conto l'assurdità, l'improbabilità di immaginare anche semplicemente l'inizio della coscienza come qualcosa che avviene sul pianeta limitrofo di questa galassia nell'ultimo minuto? Non c'è stata prima, non c'è stata altrove, è arrivata così. Ed è arrivata essenzialmente, secondo il dogma dominante oggi, la biologia molecolare, il dogma dominante oggi, la biologia evoluzionistica, per delle modifiche stocastiche del DNA. Non dico casuali perché c'è una piccola differenza, però diciamo anche per delle modifiche casuali del DNA. Poteva avvenire, non poteva avvenire, ma soprattutto è assolutamente improbabile in questo dogma che sia avvenuto anche altrove. Vi rendete conto? Allora dobbiamo cominciare a tornare un po' a rivedere tutto questo, anche perché non sta andando tutto benissimo. Ci sono qualcuno ha detto questo è il primo cambiamento fenotipico di un'intera specie, e non è solo questo, ci sono alcuni segnali che fanno capire che la nostra specie non sta esattamente evolvendo nella direzione migliore. C'è qualcuno che pensa di trasformarci in meglio, magari inserendoci dei piccoli aggeggi che possano modificare il modo in cui la coscienza, tra virgolette, elabora e processa le idee e gli eventi. Insomma, siamo veramente a rischio. Allora, tutto questo, come è avvenuto? Queste veramente ve le faccio scorrere rapidamente. Le ho assemblate, vi giuro, alle 23 del 15 aprile del 2018, perché ero arrivato ieri e non avevo preparato ancora nulla. Allora le ho prese, ve le faccio vedere rapidamente. Come sarebbe avvenuto? Beh, prima di tutto la storia è la storia della scienza, la storia delle idee la fanno i vincitori, sempre così, la fanno i vincitori. Lamarck è stato dimenticato quasi, Lamarck giace, come tutti sapete, in un cimitero collaterale dimenticato, eccetera. Darwin, quando si parla di Darwin, scusate, a me è simpatico Darwin, però il fatto che Darwin sia oggi il padre ideale e assoluto dell'idea di evoluzione è un falso storico, anche perché adesso vedremo che non è assolutamente così. L'idea di Darwin della selezione naturale era già in Lamarck come idea collaterale, lui la usa come idea fondamentale e inserisce essenzialmente un concetto metafisico, perché questa è la selezione naturale, perché la selezione naturale è la caricatura della provvidenza, perché per di più è diventata quasi cieca. Allora, capite che questo non è scienza, lo diceva già Karl Popper. Popper diceva a un certo punto, guardate che non è scienza inserire un concetto metafisico, non è scienza usare dei dogmi e quantomeno usare delle modalità di ragionamento in scienza che non siano verificabili, che non siano falsificabili. L'attuale teoria dell'evoluzionismo non è verificabile, non è falsificabile, va rivista, ma come ha fatto a trionfare per tanti anni e per essere ancora dominante, il che non è senza conseguenze. Come diceva giustamente Enrico, c'è stato un lungo periodo in cui le controversie erano essenzialmente metafisiche, filosofico-metafisiche, è stato questo lungo periodo della storia in cui di fatto ci si è battuti essenzialmente non tanto per verificare chi avesse ragione o meno, ma quali erano attinenti o meno alla visione metafisica dominante. Questo è andato avanti a lungo. La controversia forse più nota, forse l'ultima delle grandi controversie metafisiche, ha visto di questo tipo, quindi controversie basate sui contenuti più o meno accettabili a livello dogmatico religioso,
sembrerebbe essere stata la grande controversia tra Galileo e il cardinale Bellarmino. È così? No, è sempre più chiaro invece che le controversie sono ancora metafisiche, sono ancora basate essenzialmente su visioni dogmatiche, non sono esattamente controversie critiche in cui si analizza la veridicità o meno di un dato paradigma. I dogmatici scientisti sono quasi peggio dei dogmatici religiosi. Molto spesso qualcuno elabora una teoria, usa l'idea del gene egoista, usa l'idea della natura come orologiaio cieco, non dimostra nulla, però ha grande successo, vende milioni di libri, va su internet da tutte le parti e tutti leggono questa roba e dicono ah, beh, allora è stato dimostrato e tutti credono a questo. Non è scienza questo, non è esattamente quello che succede. Questa immagine, non eravamo ovviamente d'accordo con Enrico, è un'immagine abbastanza drammatica rispetto a quell'altra meravigliosa. Quell'altra meravigliosa è anche bella perché il dito di Dio e il dito di Adamo, come nelle sinapsi, rimangono leggermente staccate. Non c'è esattamente il tocco della materia, c'è qualcosa che tra Dio e l'uomo rimane in qualche modo misteriosamente sospeso. Allora, cosa sta succedendo? Cos'è successo? È successo che le controversie moderne tendenzialmente sono controversie di priorità. Chi è stato il primo a pensare a una data cosa? Sembrerebbe che quello di essere stato il primo sia un grande valore, e questo almeno Darwin sembra averlo pensato. Le grandi controversie di priorità sono quelle, per esempio, tra Meucci e Bell, sapete, no? Probabilmente Meucci aveva già inventato il telefono, ma qui ci sono motivi anche molto concreti, perché qui c'è anche tanto denaro che già cominciava a circolare 100 anni o 150 anni fa, anche quella tra Tesla e Edison. Anche quelle molto recenti, e questo magari lo vediamo meglio tra poco, quella per cui Watson e Crick in realtà prendono l'immagine di una loro collega, Rosalind Franklin, e da quel momento capiscono che la doppia spirale, probabilmente, che la doppia spirale del DNA abbia un ruolo significativo, un tipo di funzionamento interessante. Ma l'idea l'aveva avuto già Rosalind Franklin, che è stata completamente o quasi dimenticata. Loro hanno preso il Nobel, come lo stesso Crick sosteneva vantandosene un poco, semplicemente scrivendo una paginetta su Nature, perché questo loro avevano fatto, avevano preso il lavoro di lei e poi dopodiché avevano capito che probabilmente funzionava in un certo modo. E vedremo che non è esattamente, fra l'altro, senza conseguenze negative tutto questo. Questa è l'altra grande controversia degli ultimi anni, Montagnier contro Gallo, su chi avrebbe per primo capito che cos'era HIV, ma insomma in generale queste controversie rimangono controversie. Non ho il tempo di farlo un pochino più approfonditamente questo discorso, in cui ancora il nucleo dogmatico, ancora il nucleo ideologico rimane fortissimo. Ci sono, dicevo poco fa, che tra i creazionisti, per esempio, se così si può ancora dire, ci sono alcuni che sono tutto sommato poco dogmatici. Tra gli evoluzionisti, nonostante dovrebbero essere molto più elastici e plastici, ci sono quelli dogmatici. Questo significa che andare a capire quello che veramente è successo nella storia richiede un lavoro di analisi storica attenta. Per esempio, Darwin sicuramente aveva in un cassetto questo libro molto interessante, che era La philosophie zoologique di Lamarck. L'aveva letta, l'aveva sottolineata, poi diceva, beh no, ma io in fondo non l'ho mai letto. Addirittura quando Lyell scrive che secondo lui, scusate vado un po' in fretta, Lyell scrive in una famosa lettera, in una introduzione a un libro molto importante, Lyell era un grande geologo, Darwin teneva moltissimo il giudizio di Lyell, Lyell si permette di scrivere, beh Darwin è tutto sommato un allievo di Lamarck indirettamente, Darwin va su tutte le furie. Scrive una lettera in cui dice perfino mia moglie si è molto arrabbiata perché tu hai scritto questo. Ma perché? Non è una cosa da poco, perché in realtà la grandissima parte dei concetti che usa Darwin sono presenti nel libro di Lamarck. Quello che diventa fondamentale in Darwin e che in Lamarck era secondario è proprio la natural selection, che diventa un discorso fortissimo. Ma dove l'ha presa questa natural selection? Ovviamente lo sapete, in parte dalle idee di Malthus, in parte dall'osservazione degli allevamenti, in cui vede che era stata forzata l'evoluzione delle specie, ma fondamentalmente, come alcuni notano, questo significa inserire la metafisica nella scienza, questo significa dare a un concetto una valenza e una forza estrema.
C'è un meraviglioso libro recentissimo di un grande genetista, anche lui poco ortodosso, che si chiama Shapiro, non so se voi conoscete. Questo libro si chiama Evolution, non è stato pubblicato in Italia, non è stato ancora tradotto, speriamo che lo sia, che inizia con una frase spettacolare, dice: "Variation, not selection, is the key in evolution. Without variations, selection has nothing to act upon." Sono le variazioni che sono importanti. Senza le variazioni la selezione non avrebbe nulla su cui agire. Elementare, Watson. Eppure noi continuiamo a pensare alla selection come la chiave di volta per capire tutto. E oggi chi dice le cose come sto dicendo io rischia di essere anatema, perché si confonde l'evoluzionismo con Darwin, l'evoluzionismo col darwinismo. L'evoluzionismo è un dato di fatto nel tempo-spazio, nell'evoluzione dello spazio-tempo. Ora vedremo come, per esempio, le forme di vita, ma addirittura anche quello che sono le forme del cosmo, evolvono nello spazio-tempo, se noi consideriamo lo spazio-tempo come qualcosa di reale. Ma è una nostra rappresentazione, ovviamente, non è una realtà in sé. Ed è importante, soprattutto, se ci pensate un attimo, se è vero che il cosmo è un tutt'uno e va analizzato come un insieme, come un sistema che dal Big Bang, dalla singolarità iniziale fino ad oggi, continua a trasformarsi, i modelli che dobbiamo usare devono poter spiegare queste modifiche più o meno intelligenti, più o meno sensate. Certo che le mutazioni stocastiche del DNA all'evoluzione del cosmo proprio non ci aiuta a capirla, è veramente un modellino riduzionista e limitante. Allora, in biologia uno dei padri fondatori del neodarwinismo, della sintesi neodarwinista, Dobzhansky, giustamente diceva: in biologia non si può spiegare quello che è la biologia stessa, la biologia evoluzionistica, senza capire la trasformazione continua delle forme. Sì, ma che cosa è avvenuto? Ci sono due grandi modelli, io lo dico adesso molto semplicisticamente. Quello di Lamarck, che parlava già 200 anni fa, era un illuminista tutto sommato Lamarck, di modifiche in una realtà in cui le forme biologiche evolvono per forza interna verso la complessità, integrando delle informazioni che vengono dall'ambiente e adattandosi progressivamente all'ambiente. È interessante tutto questo perché si dà in un certo senso un vettore forte a queste trasformazioni e un senso. Il senso è l'adattamento, il senso è un'intelligenza intrinseca, tra virgolette, ed è stato molto criticato e abbandonato. Eppure vediamo che per esempio, non so quanto tempo avrò per farvelo vedere, ma se noi parliamo di evoluzione del cervello, l'evoluzione del cervello noi come evoluzione legata a mutazioni stocastiche del DNA non la spieghiamo minimamente. Lo sviluppo del cervello del bambino, l'evoluzione del cervello soprattutto dai primati in giù è rapidissima, ed è rapidissima proprio perché è istruttiva, proprio perché è costruttiva, proprio perché è in risposta a informazioni che avvengono, alle esperienze che vengono ad accumularsi. Il cervello evolve perché evolve il connettoma. Il connettoma sono le reti neuronali. Le reti neuronali non evolvono per motivi genetici, evolvono per epigenetica, cioè per le informazioni che arrivano. È assolutamente il contrario di quello che ancora si scrive e si legge sul 95% delle pubblicazioni scientifiche del mondo. Questo significherà nei prossimi anni fare una rivoluzione vera, scientifica. Allora, se tutto questo, e ovviamente questo vale anche per il cosmo, come dicevo prima, noi siamo, una canzone, vi ricordate, noi siamo figli delle stelle, ma è proprio vero, ogni frammento di quello che noi siamo deriva da stelle, anzi da esplosioni stellari, la gran parte degli atomi complessi e delle molecole. Quindi dobbiamo spiegare tutto questo in un modello unitario. Dobbiamo contrapporre a questo punto, scusate la rapidità con cui lo dico, il modello dominante, monista, materialista, positivista, in cui la materia e l'energia sono l'essenza dell'universo, in cui la coscienza è un derivato, una proprietà emergente. Noi dobbiamo invece tornare, paradossalmente, a un modello molto più antico nella cultura occidentale, in tutte le culture religiose o spirituali, secondo cui invece la coscienza è inerente all'universo, è presente. La matematica non è un'invenzione, perché la matematica è un modo in cui si cerca di capire come sono regolati i fenomeni dell'universo, in cui da Pitagora a Platone fino a David Bohm, sino a Max Planck, c'è una continuità ideale. Mentre tutto il pensiero occidentale moderno, partendo da Aristotele, è diventato monista,
da Hegel a Marx a Darwin ha continuato a ragionare in termini essenzialmente monisti ed evoluzionistici interni, ma in cui le modifiche sarebbero essenzialmente casuali. Questa è la strepitosa frase, forse non esattamente questa era, ma insomma più o meno così viene citata. Guardate cosa dice Max Planck, che come tutti sapete è il padre fondatore della, uno dei padri fondatori della meccanica quantistica. I regard consciousness as fundamental. Per me è la coscienza che è fondamentale, la materia è un derivato della coscienza, capite? È esattamente tornare alla visione. Poi addirittura con David Bohm si arriva a una formalizzazione matematica e determinista e assolutamente non più soltanto probabilista di questo tipo di modello. Per cui sì, la coscienza, l'universo deve essere visto, qui dice un altro grande fisico teorico, much more as a great thought, molto più un grande pensiero che non una macchina. E tutto questo viene citato da Nature nel 2005, quindi non siamo dei, come dire, visionari, è proprio così. L'universo deve essere descritto come una grande coscienza, sembra metafisica, eppure fisica teorica del XXI secolo ormai. Allora, se tutto questo è vero, se l'informazione è insita, è inerente al cosmo stesso, se è l'informazione che è nel cosmo che va a trasformare le forme di vita e le modifica, dobbiamo cambiare totalmente i nostri modelli e i nostri paradigmi? O vogliamo continuare a pensare che l'informazione, che la coscienza sia una proprietà emergente di un cosmo che evolve, non si sa perché, o di forme di vita che sono il prodotto di mutazioni stocastiche, scusate questa parolina, comincia a diventare quasi fastidiosa, del DNA. Vogliamo uscire da queste strettoie, vogliamo vedere in maniera più complessa che non così, come si continua a vedere, questo fenomeno, questa serie di eventi che noi continuiamo a chiamare evoluzione delle forme di vita e che probabilmente va vista come evoluzione dell'intero cosmo. Allora, vediamo un po' di capire come si può fare questa rivoluzione. Per chi si occupa di genetica e di epigenetica, già nel 97 un articolo, secondo me semplicissimo e fondamentale, seminal paper, come dicono gli anglosassoni, pone l'accento sulle cose che sono importanti. Scrive Adam Wilkins, che era il director in chief di BioSense, adesso il director in chief di Genetics, scrive semplicemente: perché la fisica teorica ha fatto un salto quantico all'inizio del XX secolo, la fisica classica non è più accettabile come tale, né nel microscopico né nel galattico, e abbiamo capito che l'osservatore è fondamentale, abbiamo capito che i rapporti di causa-effetto non sono più tali, non devono essere più utilizzati per spiegare il collegamento tra i fenomeni, e noi in biologia non riusciamo a farlo. Proprio in biologia, che dovrebbe essere la scienza sistemica per eccellenza, i fisici fanno la rivoluzione e noi no. Risponde Richard Stroman, altro grande biologo molecolare, e lo fa su Nature Biotechnology, quindi sul giornale di punta della biologia cosiddetta riduzionista. Cosa scrive Stroman? Dice: ha ragione Adam Wilkins, noi siamo ancora, come dire, ipnotizzati da un dogma. E il dogma qual è? È il dogma di Watson e Crick, anzi, meglio, il dogma di Crick, scrive Stroman, si fanno ancora fotografare dopo 50 anni in questo modo e sono tutti ancora ipnotizzati da questa idea per cui nel DNA ci sarebbe scritto tutto, non si sa perché. Ma non solo, non è scritto tutto perché c'è un'informazione nel sistema e viene captata, no, addirittura perché l'informazione si va modificando e formando per variazioni casuali, si potrebbe... Siamo veramente all'assurdo, scrive Stroman, questo è un dogma. Dire l'informazione va dal DNA alle RNA, alle proteine, but never backwards, ma non può tornare indietro. È un dogma, non ci aiuta, non può esistere, la scienza deve disfarsi di tutta una serie di dogmi. Il materialismo, il determinismo, il riduzionismo a sé stante, il DNA come idea del programma insito dentro le cellule che comanda e che decide tutto, il paradigma neodarwinista, il darwinismo neuronale, secondo cui i neuroni vengono a essere modificati per selezione, quando è sempre più chiaro che mentre io parlo, le reti neuronali, nel bene e nel male, io spero nel bene, di ognuno di quelli che sono qui dentro, fanno adattamenti diretti, immediati, sulla base delle informazioni, e questa notte una parte di queste informazioni trasformeranno l'intero sistema, continua a dire io spero nel bene e non nel male, ma è così. Cioè è qualcosa che avviene grazie all'informazione che viene dall'esterno, che viene captata dall'intero sistema e che trasforma l'intero sistema.
Non è che l'idea nuova che possiamo paragonare a una sorta di mutazione psicologica e psicogenetica si limita a cambiare un pezzettino del sistema. Appena entra, cambia l'intero sistema. Domani saremo tutti diversi, grazie a questi amici al bar che ogni tanto si incontrano e mettono insieme critiche sui dogmi e cercano di capire l'universo in forma diversa. Allora, se tutto questo è vero, il dogma di Crick dovremmo spazzarlo via. Il dogma darwinista delle mutazioni stocastiche dovremmo spazzarlo via, ma guardate che è dominante non solo in biologia evoluzionistica, ma per esempio in biomedicina. Il cancro viene visto ancora come un incidente genetico legato a mutazioni stocastiche del DNA. E io vi assicuro che se voi studiate un po' più attentamente e andate a Seveso, trovate una marea di persone che hanno una traslocazione specifica che si chiama 14-18. Perché? Perché i geni si mettono insieme in forma intelligente per rispondere alla presenza della diossina. Non ha niente di stocastico tutto questo. Il cancro non è un incidente genetico. Eppure, dogma, e continuiamo a ragionare in quel modo, per cui l'unica cosa è diagnosi e terapia, anziché capire che li possiamo evitare e curarli in maniera diversa. E così perfino sulle resistenze agli antibiotici si continua a pensare sono il prodotto della selezione. Non è vero, sono il prodotto di un meccanismo lamarchiano potentissimo che si chiama horizontal gene transferring, per cui i batteri tra di loro, ma non negli ospedali, negli ecosistemi, esposti a quantità, a tonnellate, a milioni di tonnellate di farmaci e di altre sostanze potenzialmente biocide, si scambiano sequenze genetiche comunicando tra di loro, perché hanno imparato 4 miliardi di anni fa a farlo. Capite? Erano intelligenti 4 miliardi di anni fa, sapevano comunicarsi, si scambiavano le sequenze, e noi non abbiamo fatto altro che aiutarli a farlo, perché siamo pazzi. Allora, se tutto questo è vero, questi dogmi dobbiamo veramente lasciarceli alle spalle, dobbiamo dimenticare il dogma di Weismann, secondo cui non si sa perché i gameti sarebbero preservati dalle informazioni dannose. I gameti le ricevono e non sono soltanto DNA trasmesso da una generazione all'altra, c'è anche una serie di RNA minori, di altre modifiche epigenetiche che in parte rimangono. Questo signore che continua a guardare riduzionisticamente la sequenza, i polimorfismi e le mutazioni, fa parte del XX secolo, cioè di un'era fa, perché in ambito scientifico il XX secolo è un'era fa. Progetto Genoma, qualcuno dice Progetto Genoma è stato un errore, non ha dato risultati, ha dato dei risultati meravigliosi, solo che sono il contrario di quelli attesi. Cosa scrive? Da attesi da Big Pharma, scusate, non è attesi da tutti, perché alcuni di noi attendevano altro e abbiamo capito altro grazie al Progetto Genoma. Guardate Stroman cosa scrive: in fact, genes need to be told to switch off and on. I geni hanno bisogno che arrivi l'informazione giusta, perché si accendono e spengono sulla base dell'informazione che viene dall'esterno. Sono le reti epigenetiche, dice Stroman, a comandare, non è il DNA. E lo dice 20 anni fa. Ma chi l'ha recepito questo? Beh sì, alcuni di noi, ma all'università, sui libri, su Nature, su Science, 90% della letteratura continua a parlare delle sequenze, del polimorfismo e delle mutazioni, cercando le patologie croniche nelle mutazioni che non trovano. Questa è la cosa più assurda. Nell'obesità, nella schizofrenia, ci sono 1600 geni che sono più o meno alterati o modificati o polimorfici e predispongono. Non sono i 4 geni più o meno attesi che si potevano utilizzare per curare le malattie. Poi si vendono i test diagnostici predittivi che costano 800.000 euro. Scusate, e poi si racconta la storia di Angelina Jolie, che è una tragedia dei nostri tempi, perché il BRCA1 è mutato nel 3% dei tumori del seno, 3%, ed è il gene che ha la più potente forza, diciamo, specifica di espressione nei 3%. Allora, se tutto questo è vero, il flusso dell'informazione va dall'esterno verso l'interno, induce questi meccanismi, che sono meccanismi intelligenti. La tendenza, come diceva Lamarck, degli esseri viventi è di trovare adattamenti, di andare verso la complessità. Naturalmente noi dobbiamo stare attenti, perché tutto questo significa che non c'è lì la macchinetta, il DNA pronto, e che a un certo punto tutto deriva da lì e che se noi lo studiamo capiamo tutto. Noi non capiamo nulla, andiamo in abisso. L'informazione continua a venire e il genoma è in grado di fare San Jim Shapiro. Facciamolo santo, o almeno pubblichiamo il suo libro anche in Italia. Evolution, ve lo dico, su Amazon costa 12 euro. Cosa scriveva Shapiro già nel 92? Scriveva Natural Genetic Engineering e diceva:
Il genoma è in grado di fare ingegneria genetica naturale e lo fa da miliardi di anni. Lo sa fare e noi facciamo ingegneria genetica innaturale e facciamo disastri perché non lo sappiamo fare. Allora sarà anche per questo che si nasconde il libro di Shapiro. Cambierebbe tutto se noi da una genetica di base che dovrebbe determinare il fenotipo passiamo all'epigenetica, cioè allo studio del software, per cui le informazioni che vengono dall'ambiente modificano, o meglio inducono modifiche prima del software. Il genoma, per intenderci, è un network molecolare complesso di cui il DNA è solo il database. Ci sono enzimi, ci sono una marea di microRNA, cioè di non coding, di RNA che non formano proteine, che sono il 95% del prodotto del DNA. 95%, ancora una volta, elementare Watson. Se il DNA produce il 95% RNA minori saranno importanti, mentre il 3% è RNA messaggero e proteine, forse il 2% del DNA, e noi continuiamo a cercare nel 2%. Capite l'assurdità dei dogmi? Quanto i dogmi condizionano tutto quello che è ricerca, tutto quello che è ragionamento. Allora, dicevo, cambiamolo, vediamo un po' cosa succede. L'ambiente è una fonte continua di informazioni, vanno sul genoma, vanno sul sistema, ma vanno anche, per esempio, sul sistema complesso che noi chiamiamo reti neuronali e cervello, e le cambiano in diretta, per cui qualcuno che vuole condizionarci l'ha capito. Allora, se tutto questo è vero, dicevo, l'informazione va dall'esterno, l'informazione arriva dall'esterno sui nostri connettoni, arriva sui nostri... Sì, ma noi abbiamo 30 anni, 50 anni, 70 anni, 80 anni, in qualche modo ci difendiamo, ma i bambini non si difendono. Ma il feto riceve una marea di informazioni che non sono corrette, che non sono quelle che sono arrivate per miliardi di anni e che nei primati sono arrivati per 6 milioni di anni e che in Homo sapiens da 100.000. E questo fa sì che il fetal programming, cioè la capacità del feto nel periodo di massima plasticità dello sviluppo, perché quello è il periodo in cui il feto si sta costruendo intelligentemente secondo questo sistema, il suo epigenoma, cellula per cellula, ora vedremo come, trilioni di cellule che derivano dallo stesso zigote, tutte con lo stesso DNA, tutte totalmente diverse perché hanno un epigenoma diverso, ma se le informazioni che vengono date al feto sono pericolose o sono sbagliate, lui si difende. Lui in qualche modo mette in campo delle modifiche reattive che sono poi pericolose e che danno le patologie. Questo si chiama developmental origin of health and diseases. Le patologie che stanno dilagando sono legate non al DNA che è impazzito, non impazzisce il DNA per grazia di Dio, non impazzisce, forse lo faremo impazzire noi, ma non ce la facciamo a farlo impazzire in 10 anni o in 20 anni, eppure stanno crescendo in maniera drammatica tutte le patologie cronico-degenerative, infiammatorie e tumorali. L'obesità dilaga, 34% degli americani, il diabete secondo è diventata una patologia giovanile, i disturbi del neurosviluppo, le malattie neurodegenerative, i tumori e le malattie immunomediate, non ci facciamo mancare nulla. Ma tutto questo in 25 anni, non può essere il DNA, lo si capisce? Beh, se lo si vuole capire, lo si capisce. Quindi non c'è variazione del nostro fenotipo che non sia indotta dall'ambiente, dalle informazioni che arrivano dall'esterno. Quello è il punto chiave, che modificano il software, che a sua volta induce il DNA a trovare via via degli adattamenti, ma nel medio-lungo termine. Quindi se tutto questo è vero, quello che noi sappiamo del genoma fa sì che questi 2 metri di DNA che sono iperavvolti dentro 0,5 3 micron, diciamo, di nucleo in totale, questa sì che è natural genetic engineering. Nei miliardi di anni abbiamo imparato a mettere 2 metri di DNA dentro pochi micron di nucleo. È una cosa fantastica che questo sistema complesso e meraviglioso riesce a rispondere alle informazioni in modo tale da aprirsi esattamente dove serve, da produrre proteine e microRNA ogni millisecondo, secondo quello che le informazioni che dall'esterno gli arrivano gli dicono di fare. Non è il DNA che comanda, scusate, ma il DNA obbedisce. Le informazioni che gli diamo sono importantissime perché ogni millisecondo quello deve produrre esattamente quello che serve, non alla cellula, ma al tessuto e all'organismo in generale. Capite il miracolo? Il miracolo è un sistema intelligente che risponde in maniera intelligente alle informazioni, e se noi gli diamo quelle sbagliate è un disastro. Quindi dobbiamo cambiare paradigma, l'informazione viene tutta dall'esterno, va sul genoma, muove una serie di enzimi e di microRNA, fa sì che nella cellula vengano marcati in maniera diversa, non entro nei dettagli, gli stoni, la sequenza del DNA, eccetera, ma tutto questo avviene in tutti gli organismi, ma soprattutto lì.
perché la plasticità epigenetica è massima nell'organismo che si sta costruendo, e la figura che ci permette di capirla è questo: che cos'è ognuno di noi? È un clone cellulare che parte da un unico zigote, tutte le cellule hanno lo stesso DNA, tutte le cellule sono totalmente diverse, 250 tipi cellulari diversi perché hanno un epigenoma diverso, a seconda delle informazioni che hanno ricevuto nei primi mesi della nostra vita. Questo è epigenetica, non è genetica. Volete vedere l'enorme differenza che c'è? Questo è più collegato al discorso che dobbiamo fare sulla coscienza, che non riuscirò a finire oggi, continuiamo domani. Questo è un neurone e quello è un linfocita. Guardate l'enorme differenza morfofunzionale di queste due cellule. Sono partite da un neuroblasto e da un linfoblasto che erano identiche, perché erano cellule multipotenti, derivano dallo zigote e sono quasi uguali. Che cosa è successo a due cellule identiche per diventare due animaletti così strani, totalmente diversi? Il linfocita B, per esempio, è il neurone. È successo semplicemente che hanno avuto esperienze diverse e hanno accumulato una memoria epigenetica che li ha trasformati. Informazioni diverse, immaginiamolo così: il linfoblasto va nel midollo, riceve informazioni di un certo tipo, diventa linfocita B e poi diventa plasmacellula. Cosa è successo? Le informazioni gli hanno detto: tu devi spegnere questa parte di DNA, devi attivare sui cromosomi 2, 14 e 22 le sequenze che servono a fare grosso modo le catene pesanti e leggere dell'unica immunoglobulina che devi sapere produrre. Si spegne l'intero genoma, epigeneticamente l'informazione è servita, la cellula è diventata differenziata, farà la sua funzione per sempre. Non solo, tutti i linfocitini bambini che nascono da quell'infocita faranno esattamente quello che capite. Ma se questo viene dato in forma sbagliata, le informazioni portano a linfociti che sono alterati, a un certo punto questo per tutta la vita produrrà quello che non deve produrre, e così vale per il neurone. Cos'è successo al neuroblasto? Il neuroblasto è partito dalle zone profonde di neurogenesi paraventricolari, è finito in corteccia, ha ricevuto fin dai primi giorni, si può dire, di vita fetale, o quantomeno fin dalla 25esima giornata, quando comincia l'abbozzo della corteccia, informazioni. Le informazioni sono la mamma che carezza qui, o la mamma che grida, la mamma che si arrabbia perché il marito dice, eccetera. Stress materno fetale, per esempio, ovvero sono pesticidi, metalli pesanti, capite? Allora, tutto questo significa che il neurone migra e dà informazioni. Ogni informazione è spina dendritica, collegamento, rete neuronale. Alla nascita la corteccia, la sola corteccia, giustamente Enrico dice, il cervello è formato da 100 miliardi di neuroni, la sola corteccia del neonato è formata già da 30 miliardi di neuroni, ogni neurone ha 2500 sinapsi alla nascita, si sono formate negli ultimi 3 mesi della vita fetale. Si sono formate bene? Beh, sempre di più aumentano i disturbi del neurosviluppo, perché vuol dire che le informazioni che ha ricevuto quel feto che sta costruendo la sua rete neuronale non sono esattamente quelle che dovevano avvenire. E così vale per i 2 anni successivi, perché nei primi 1000 giorni di vita si forma l'intero connettoma, si stabilizza, poi è tardi se vogliamo aggiustare e correggere. Allora, se tutto questo è vero, vuol dire che noi abbiamo 2 programmi genomici. Quello fondamentale non è tanto il DNA che fa sì che si formi il cervello come brain, come hardware, che è praticamente identico in tutti noi e che non cambia nella sua forma generale, perché tutti abbiamo l'area di Brodmann. Tutti abbiamo l'area frontale, l'area sensomotoria, l'area occipitale, tutti funzionano e sono collegate grosso modo nello stesso modo. Questo è il cablaggio ancestrale, è il prodotto della filogenesi, in buona parte è controllato dal DNA. Questo non cambia, cambia nei milioni di anni, cambia nei millenni, cambia frequentemente e rapidamente, in parte proprio in Homo sapiens, perché è cambiato l'ambiente e le informazioni che diamo. Ma quello che cambia veramente è il secondo programma genetico, che si chiama epigenoma, che è il prodotto dell'ontogenesi, che è totalmente diverso in ognuno di noi e che costruisce il software, le reti neuronali. Guardate un po' il disastro. Vi lascio 20 secondi a meditare su quello che è successo. Al Congresso Nazionale della Società Italiana di Genetica Umana, novembre del 2017, congresso della SIGU, per la prima volta hanno accettato i genetisti italiani di fare un'intera sessione sull'epigenetica, mi hanno invitato generosamente e gentilmente a fare questa introduzione in forma leggermente diversa, più breve, più rapida. Devo dire che è stata una bella esperienza,
il ex presidente della SIGU poi è venuto e mi ha detto: sì, va bene, tutto interessante, vedremo, vedremo, però questa slide non la dovevi mettere, non si può confondere la scienza. Gli ho detto: guardi, che il Sanger Institute, che è il più grande istituto al mondo di sequenziamento del DNA, che ha inventato questa diapositiva, è profondamente scientifica, perché quando è stato eletto quel quarto primate e hanno fatto il confronto sulla somiglianza incredibile dei fenotipi comportamentali, non solo somatici, hanno detto: sono passati inutilmente 5 milioni di anni, del resto hanno il 98,5% di DNA in comune, guardate che cosa è successo un anno e mezzo fa, guardate la somiglianza col primo primate, sono passati inutilmente 8 milioni di anni. Allora, se tutto questo è vero, se il DNA cambia raramente e lentamente, quello che veramente stupisce è come mai noi non vogliamo capire che le informazioni sono importantissime, che il software è più importante. Guardate la rapidità con cui cambia il connettoma. Nel bambino piccolo, ma già nei primati, guardate la differenza dei cervelli, dovrebbe essere così, poi ci sono dei primati che evolvono bene, come avete visto, altri meno. Ma il cervello è evoluto con una rapidità pazzesca, guardate nello sviluppo ontogenetico del bambino la rapidità, e guardate soprattutto a destra, questo è miracoloso, non avremo tempo oggi di dircelo, ma la prossima volta, quando lo facciamo? Fra un mese, la seconda parte. La musica, per esempio, lo sapete che la musica di Mozart riesce nel feto, nel bambino, ad arrivare e aiuta la programmazione dell'intero connettoma? Io questa l'avevo messa dopo, ma ve la dico subito, tanto non arriverò a farle tutte. Vi ricordate Woody Allen quando diceva: se io ascolto Wagner mi viene voglia di invadere la Polonia? È proprio vero, se voi mettete Wagner e lo fate sentire a un feto e poi a un bambino, lo spingete a invadere la Polonia. Se volete un bambino che vuole invadere la Polonia, mettetegli Wagner. Se invece gli mettete Mozart, gli fate del bene. Allora, tutto questo come mai? Guardate che il neuroimaging dimostra che la musica va letteralmente a cambiare il connettoma, le reti neuronali e l'intera struttura. Lo sapete che si potrebbe, si può fare, è triste, ma insomma è triste la modalità che suggerisco, ma nelle autopsie, se voi andate a vedere il cervello di un violinista e quello di un pianista, sono diversi. Perché il pianista ha usato le dita in un certo modo, il violinista le ha usate altre, e sono diversi i connettomi e sono diversi addirittura la struttura esterna, capite? Questo cos'è? Evoluzione per mutazioni stocastiche del DNA? Se ne può più, ma è vero che non se ne può più. Cioè, questa è l'informazione che entra nel sistema e lo induce a modificarsi attivamente a livello fenotipico, a livello genetico, a livello epigenomico, a tutti i livelli, perché il sistema è nato per questo. E lo dico, per grazia di Dio. Allora, se tutto questo è vero, se questo significa, ecco, questa era la parte che dovevo fare oggi. Questa era 12 minuti, questa era l'introduzione. Allora, molto rapidamente, non vedremo mai un gorilla che sta leggendo un libro, non vedremo mai uno scimpanzé, vedremo dei primati strani che diventano presidenti degli Stati Uniti, ma questa è una scelta. Ma in teoria non dovrebbe essere così, perché? Non perché non abbiano la potenzialità, perché ce l'hanno. Se voi andate a vedere il cervello di uno scimpanzé, c'ha già l'area di Broca e l'area di Wernicke. In teoria può capire il linguaggio, non può usarlo, perché non può elaborare una frase? Perché gli manca il connettoma, perché il connettoma, cioè le reti neuronali che hanno collegato negli ultimi, diciamo, 10.000, 20.000, 30.000 anni, 25.000 anni, il lobo occipitale col lobo temporale, con l'area di Broca, con l'area di Wernicke, con l'area prefrontale, questo si è formato solo grazie alle informazioni che abbiamo dato al sistema, cioè grazie al linguaggio. Potenza evidente del fatto che è l'unico modello valido anche in neurogenesi, in psicogenesi, vorrei dire questa parola orribile, è istruttivo, costruttivo e non è per niente selettivo. Questi modellini selettivi non servono a nulla. In sintesi, vi ricordate? Abbiamo due programmi genetici. Beh, abbiamo due prodotti dei programmi genetici. Il cervello, che è uguale a tutti noi, in buona parte è DNA ed è filogenesi. Le reti neuronali in buona parte sono epigenoma ed è ontogenesi. Quello che fa la differenza tra tutti noi sono le reti neuronali e non è il cervello. Quello che si disturba all'inizio della vita sono le reti neuronali. Questo è anche una bella notizia, se volete, perché questo significa
definizione semplicistica ma veritiera. L'epigenetica scrive a matita, la genetica scrive a penna. Noi l'epigenetica possiamo anche indurla a modificarsi positivamente. I disturbi del neurosviluppo possono essere curati, possono essere revertiti, possono essere prevenuti. Però bisogna ridurre l'esposizione materno-fetale e in particolare l'esposizione nei primi 1000 giorni di vita a tutta una serie di trigger dannosi o potenzialmente tali. E soprattutto bisogna fare diagnosi non a 4 anni, il disturbo di spettro autistico, ma nel primo anno e via così. Allora tutto questo ormai lo sappiamo, quindi l'hardware e il software sono diversamente connotati. Guardate però nell'hardware, questo è lo scimpanzé, quel primate numero 3, lo ricordate? Il primate numero 3 ha già le aree in posizione, non le può usare perché gli manca il connettoma. Il cervello è più o meno funzionale nella misura in cui è più o meno grande, questa è una delle grandi balle, vi ricordate? L'uomo, in media, il maschietto, ha 13-14 grammi in più di cervello della donna. Questo si è detto per 200 anni, Gall. Adesso vedrete, Gall era il frenologo numero uno. Allora, è vera questa storia? Allora, è assolutamente l'opposto, casomai. Guardate il capodoglio, c'ha 9 kg 200 grammi di cervello ed è stupido. 9 kg, cosa se ne farà di 9 kg di cervello? Il delfino c'ha un grande cervello ed è intelligente. Negli animali, via via, di ognuno di questi ci sarebbe molto da dire. Lo sapete quando si dice cervello da gallina, gli uccelli hanno un piccolo cervello, ma voi lo sapete che i corvi hanno imparato ad appollaiarsi sui semafori e lo hanno imparato non nei milioni di anni, perché semafori ce n'erano pochi 2 milioni di anni fa. Hanno imparato a mettersi sul semaforo, buttano la noce e aspettano che passi la macchina. Quando il semaforo cambia, diventa rosso, scendono, prendono l'interno della noce e se ne vanno. Questa è istruzione o è selezione delle mutazioni stocastiche? Cioè, voglio dire, lo vediamo in diretta tutto questo. Questo signore era microcefalo. Lo sapete che hanno trafugato il cervello di Einstein, l'hanno studiato, hanno convinti di trovare chissà cosa? Era microcefalo, relativamente. Quindi, è importante il volume cerebrale? Assolutamente no. Guardate Turgenev. Se Einstein aveva 1300 grammi di cervello, Turgenev aveva 2 kg e passa di cervello. Testone, io veramente... Anatole France, premio Nobel per la letteratura, aveva 1,1 kg. Gall, questa è la vendetta della storia, aveva 1,80 kg di cervello. Era lui che diceva che il cervello maschile era superiore a quello femminile. Qual è l'animale più encefalizzato? Quanto ho 7 minuti? 6, va bene. Qual è l'animale più encefalizzato, cioè con maggiore rapporto tra cervello e volume corporeo? Il colibrì. Chi è che ha... Il polipo ha un cervello piccolo ma dislocato da tutte le parti, riesce a fare cose pazzesche, anche queste non le ha imparate per mutazioni stocastiche nei milioni di anni, perché lui, se gli date una scatola con dentro una cosa che gli piace, lui si apre la scatola, e la scatola non l'aveva inventata il buon Dio, l'abbiamo inventata noi qualche decennio fa. Il polipo ha imparato, quindi non ha imparato nei milioni di anni. Quante cellule c'ha il cervello umano? In proporzione ne ha meno dello scimpanzé. Quindi ci liberiamo delle cellule inutili, il pruning è avvenuto anche a livello filogenetico. Se noi andiamo a vedere misteriosamente il cervelletto, che non è la parte più nuova, più dotata di funzioni alte del cervello, ha più neuroni che non la corteccia frontale. Sono tutti misteri che dobbiamo spiegare. Beh sì, dobbiamo semplicemente capire che quello che conta è il connettore. Quindi è quella parte software che si è prodotta per informazioni nella prima parte della vita. Il cervello sociale, per esempio, gli animali, per esempio le scimmiette che vivono insieme, hanno un cervello molto più funzionale che non quelle che vivono da sole. Quando si dice, beh, quello che ha fatto evolvere il nostro cervello è lo sguardo frontale e le dita opponibili. Questo è un lemuride, ha 20 milioni di anni, guardate che sguardo frontale. Non è un genio, ma c'è uno sguardo frontale fantastico, ha 20 dita opponibili, non... Capite? Cioè, noi continuiamo a insegnare ai nostri bambini una serie di stupidaggini incredibili, come se fossero verità, dogmi che abbiamo nel tempo messo insieme. Guardate i risultati di questa educazione, diciamo, più o meno. Ecco come è evoluto il cervello in realtà dell'uomo. Guardate la crescita esponenziale che ha avuto, non sempre utilizzata bene, Homo sapiens. È la cultura, è il linguaggio, sono teorie. No, è vero che è così. Guardate questo studio sui Proceeding of National Academy of Science. Che cosa mostra? Mostra che il cucciolo di Homo sapiens, sul piano delle capacità di orientarsi nello spazio-tempo, di manipolare gli oggetti, è inferiore allo scimpanzé. Ma una cosa che ha solo lui rispetto agli altri primati è la cosiddetta teoria della mente. Il neonato riesce a guardare sua mamma negli occhi e riesce a comunicare profondamente, a capire quello che grosso modo la mamma sente.
Questo perché? È un miracolo? Sì, è un miracolo, è meraviglioso, ma questo si è prodotto nella prima fase della vita. Chi sta nutrendo chi? Cioè, mentre la gazzella, il delfino, qualsiasi altro animale viene abbandonato subito dalla madre, non per cattiveria, ma perché se lui non impara subito a sgambettare, eccetera, non sopravvive, il cucciolo d'uomo, anzi il cucciolo di donna, scusate, ma è una bella differenza, e quindi la donna che lo ha generato e nutrito per un anno ha avuto questo grande dono di stare insieme per 15 mesi, e infatti il connettoma femminile, lo devo ammettere Daniele, ogni volta che dico questa cosa è felice, è superiore a quello del maschio, perché è molto più integrato, le varie aree sono meglio collegate, i due emisferi, noi abbiamo lateralizzato il cervello, noi abbiamo una maggiore capacità, per esempio, di fare scienza. E l'abbiamo usata bene, questa scienza. Lo stiamo migliorando il pianeta. Quindi, di fatto, a questo punto, e purtroppo mi devo fermare, no, dico non purtroppo perché sto valutando, ma purtroppo perché mi sarebbe piaciuto dire ancora due o tre cosette, vi dico solo questa sul linguaggio, perché secondo me è bellissimo. Il linguaggio, quello musicale, è più antico del linguaggio fonetico. 60.000 anni fa hanno trovato delle grotte in cui c'erano già degli ossi lavorati in modo da fare flauti. Ci sono dei linguaggi potentissimi. Il linguaggio fonetico ha avuto però una capacità enorme, quella di collegare per la prima volta in natura l'area visiva, perché sono cominciati a tradurre questi fonemi in segni. Dopodiché questi segni sono diventati da pittografici, ideografici, da ideografici, astratti, è cominciata la combinatoria, perché la combinatoria inizia con i segni sempre più astratti, da quel momento veramente abbiamo fatto un salto quantico. Si è collegato l'intero cervello, i lobi frontale e prefrontale si sono collegati con tutte le parti più arcaiche e più antiche, di fatto questo veramente ha fatto la differenza. Ha fatto la differenza, il che non significa che il cervello cambiando ha, ma che le informazioni che sono arrivate al cervello lo hanno cambiato e ha fatto in modo che sia evoluto in questo modo. È esattamente l'opposto di quello che continuiamo a pensare e ad insegnare. Il cervello non solo in questo caso, ma in generale si forma per istruzioni. Tutti sappiamo che esista quello che un chirurgo geniale e sadico, forse anche un po' cinico, nel 1912 aveva capito, Penfield, vi ricordate cosa faceva? Operava, immaginate con quali risultati, il cervello, eccetera, 1912, vabbè, ci provava, toccava determinati punti del cervello e vedeva determinate reazioni. Aveva capito che il cervello è tutto costruito in base alle proiezioni delle informazioni che ha ricevuto, per cui noi abbiamo un homunculus che non è dimensionato in modo, come dire, astratto, eccetera, ma sulla base delle informazioni che arrivano, dell'uso dei vari muscoli, eccetera, lo sapete cos'è. Ma vale per tutto il cervello, l'intero cervello si costruisce così. Abbiamo una proiezione invertita, capovolta, speculare, di tutte quelle che sono le informazioni che arrivano dall'esterno. Il modello deve essere totalmente cambiato. E vi dico solo così, è quasi uno scherzo, ma sono sempre più convinto, e ne ho parlato una sola volta con Gio Bellanti, che è l'ex presidente della Società Mondiale di Immunologia, al quale mi ha detto: ma sei pazzo? Beh, io forse sono pazzo, e io sono convinto che se nel cromosoma 6, sul braccio corto del cromosoma 6, c'è il sistema maggiore di istocompatibilità, e questo sistema maggiore di istocompatibilità è quello che regola le risposte immunitarie, e questo è concentrato in un frammento minimo di genoma, ed è il frammento di genoma che è più denso di sequenze geniche codificanti ed è pieno di retrovirus, ma questo ci farebbe pensare anche ad altre cose, non è semplicemente perché si è formato così per mutazioni stocastiche, è perché si è andato a ingegnerizzare questa struttura misteriosa che chiamiamo sistema maggiore di istocompatibilità esattamente in quel punto, esattamente come nel cervello, sono state le informazioni che hanno costruito tutto questo. Aveva ragione Noam Chomsky a dire che abbiamo un linguaggio universale che è per sempre dentro di noi. Noi abbiamo un linguaggio universale che è da sempre dentro di noi, ma è la matematica, non è la grammatica. La grammatica la impariamo, la matematica l'abbiamo noi, l'abbiamo le api hanno un grammo di cervello, questo per dire Gall, 1,3 kg, 1,4 kg, un grammo di cervello. Le api riescono a riconoscere la propria posizione quando vanno a trovare fiori e quindi nettare, eccetera, danzano delle danze frattali. E qui mi sarebbe piaciuto
aprire la strada a Fabio, perché tutto questo discorso della matematica frattale che si trova nelle proteine del cervello, che si chiamano tubuline, che entrano in stati di coerenza in rapporto alle informazioni che vengono da un mondo che è pieno di matematica frattale, esiste già nelle api, è tutta informazione misteriosa, aveva ragione Pitagora, aveva ragione Platone.